connessione con ciò anche taluni problemi generali, quali dimensioni dell'orbe, misura delle distanze, fondamenti matematici della cartografia e simili. Si riprendono in discorsi introduttivi o in commentari alle raccolte cartografiche che hanno pur sempre il nome di Tolomeo, ovvero anche in opere speciali, ad esempio il Cosmographicus Liber, il famoso Cosmographicus Liber di Pietro Appiano del 1524. Un passo più avanti decisivo fu fatto sempre nel campo cartografico quando si osò abbandonare definitivamente le vecchie carte di Tolomeo e comporre una raccolta di sole tavole moderne di geografia. Il primo tentativo di questo genere fu fatto in Italia, quindi in forma più perfetta nei Paesi Bassi, col Theatrum Orbis Terrarum di Abramo Ortelio del 1570, a cui abbiamo già accennato. Le carte di Ortelio, tutte moderne, sono pur accompagnate nelle successive edizioni da commenti illustrativi e meglio ancora con l'Atlas, con l'Atlante di Mercatore, pubblicato postumo e preceduto da una serie di disquisizioni e meditazioni cosmografiche sull'origine del mondo. Anche i problemi di cartografia teorica già trattati da Tolomeo sono ripresi, parecchie nuove proiezioni sono proposte e applicate, sicché la cartografia moderna alla fine del Cinquecento può dirsi già sorta. Le sintesi descrittive dei risultati delle nuove scoperte, cioè le opere geografiche nel senso più ristretto della parola, furono, per le accennate ragioni, più laboriose. A soddisfare la curiosità del pubblico appaiono dapprima raccolte di relazioni di viaggiatori e navigatori, come quella celebre di Ramusio, o anche descrizioni generali di tutto il mondo, come la grande Cosmographia Universalis di Sebastiano Münster, edita nel 1544, il cui enorme successo, attestato dal grandissimo numero di edizioni apparse in varie lingue per circa un secolo, non è tuttavia pari al valore scientifico dell'opera, da che in essa difetta ancora troppo il lavoro di critica. L'elemento fantastico e meraviglioso è insomma mescolato con l'elemento reale, derivato da genuine osservazioni e da sicura esperienza di cose vedute. Meglio fare il lavoro di coordinazione e di critica in opere italiane alquanto più tarde, come le Relazioni Universali di Botero, le quali rappresentano veramente un abile tentativo di sintesi, per quanto solo parziale, di elementi statistici e geografici. Si moltiplicano intanto nella seconda metà del Cinquecento e ai primi del Seicento scritti speciali, oltre ad opere di cosmografia e ad altre assai numerose e talora voluminose di intento pratico, per sussidio ai navigatori e agli uomini di mare, come quelle di Pietro de Medina, Luca Aurigario e Crescenzio, si hanno scritti sull'oceano e sui suoi fenomeni, come quelle di Botero e di Voss, trattazioni sui fenomeni vulcanici e sismici, e poi una larga letteratura di descrizioni regionali, riflettenti anche i paesi nuovamente scoperti e visitati, e perfino veri e propri dizionari di geografia. Le carte di Tolomeo, divenute inutili come rappresentazioni attuali, restano di uso larghissimo e di ausilio prezioso per gli studi sull'età classica. Anzi, accanto ad esse, altre carte si preparano col lavoro originale allo scopo di rappresentare unicamente le condizioni dell'Eo antico e a esse si uniscono commenti sotto varie forme. Così, dalla geografia moderna si separa proprio in questo tempo la geografia antica o storica che avrà in Philippe Cluver, vissuto come abbiamo già detto tra il 1580 e il 1622, il suo maggior rappresentante. Ma i tempi sono ormai maturi anche per una sintesi generale nel campo della geografia moderna.
Scosso ormai dalle basi tutto il vecchio edificio delle dottrine aristotelico-scolastiche e tramontata definitivamente l'autorità di Tolomeo, anche come astronomo, allorché di contro al sistema geocentrico che per tutto il Medioevo si era perpetuato col suo nome, si eleva la nuova costruzione del sistema eliocentrico copernicano, l'ambiente preparato per una completa rinnovazione, reso ormai possibile dalla sistemazione di tutto il materiale di osservazioni, di dati e di fatti nuovi accumulatosi per effetto delle grandi scoperte. L'opera sintetica più degna di considerazione, almeno dal punto di vista metodico, appare nei Paesi Bassi, ai quali già da qualche tempo era passato dall'Italia il primato nella cartografia. Si tratta della Geographia Generalis, in qua affezione generale Stelluris explicantur di Bernardo Varenio, opera del 1650. In quest'opera, forse per la prima volta dopo Eratostene e la sua scuola, la geografia ci appare come scienza bene individuata, come organismo completo di dottrine, confini e metodi propri. Nell'opera del Varenio, che molto si distanzia da qualche tentativo precedente, il famoso sistema Geographiae Generalis, per esempio del Cristiani, risalente a pochi anni prima, solo al 1645, tutto il materiale delle nuove conoscenze viene utilizzato per spiegare i fenomeni terrestri, i quali sono indagati nei loro rapporti causali secondo un criterio veramente moderno. Le correlazioni tra i vari fatti fisici sono messe, per quanto allora si poteva, in evidenza. Le affectiones telluris, cioè i fenomeni in senso lato, sono divise nelle tre categorie di affectiones celestes, terrestres e umane. Onde di qui prende in sostanza l'origine la tripartizione della geografia che, ripetuta e divulgata in un'opera molto nota di Guglielmo Sanson il Giovane, la Introduction alla Geographie del 1681, l'introduzione alla geografia, è rimasta, si può dire, fino ai giorni nostri, ma il Varenio non ha veramente trattato di proposito la geografia umana, il suo è un trattato di geografia matematica e fisica generale. Egli ha in effetti distinto chiaramente fra la geografia generale, che molti chiamavano anche cosmografia, e quella particolare o regionale, e si ricordi a riguardo il titolo dell'opera di pochi anni anteriore e di molto minor levatura di Paolo Merula, Cosmografie Generalis Libri 3, item Geografie Particularis Libri 4 del 1636. Mentre il Varenio si eleva direttamente all'indagine dei fenomeni generali e dei principi supremi della scienza, una raccolta pazientemente ordinata e criticamente elaborata dei dati di fatto relativi a tutti i problemi matematico-fisici della geografia era consegnata dal gesuita Riccioli nella sua Geografia et Idrografia Reformata, opera del 1661, e contemporaneamente un esame di tutti i fenomeni terrestri, ricco di ipotesi ardite ma scarsamente appoggiate a elementi probativi, era fatto da un altro gesuita, Athanasio Kircher, nel suo Mundus Subterraneus del 1664. Fra tutte queste opere, quella del Varenio, che ebbe numerose edizioni e traduzioni, celebre l'edizione del 1672, curata da Isacco Newton, mantiene il primato per circa un secolo, proprio di 100 anni dopo l'introduzione alla conoscenza matematica e fisica del globo terrestre, opera di un altro olandese, il Lulof, che non rivela però alcun progresso. E ben può dirsi rappresenti sotto nuova forma in relazione ai tempi nuovi la resurrezione dell'indirizzo eratostenico della geografia, come nell'opera del Botero si è voluto vedere, almeno sotto certi aspetti, la resurrezione dell'indirizzo straboniano. Ma questo secondo indirizzo, che nello studio dell'orbe dava maggior peso all'uomo e alla sua attività, doveva acquistare gradualmente e mantenere a lungo il sopravvento. Appaiono infatti molte opere di geografia descrittiva rispondenti ai bisogni comuni delle persone colte.
mentre la geografia generale, nel significato e nell'oggetto precisato dal Varenio, passa in seconda linea, tanto da farci apparire il dotto olandese come un precursore isolato. A ciò contribuì anzitutto il fatto che molti gruppi di indagini coordinati dal Varenio nell'organismo della geografia scientifica mostrano ora una tendenza a individuarsi in corpi di dottrine separate. In primo luogo, i problemi fondamentali della geografia matematica, cioè quelli sulla forma e le dimensioni dell'orbe, già nel corso del secolo XVII venivano assunti dalla nascente geodesia. Dopo che Snellius nel 1617 ebbe applicato per la prima volta il procedimento della triangolazione, vengono eseguite le prime misure di gradi di meridiani da parte, per esempio, di Picard, Cassini, Maupertuis e Lecondamin nei secoli XVII e XVIII. Anche il pendolo viene applicato alla determinazione della forma dell'orbe, della quale Newton, per esempio, affronta lo studio generale teorico. Per la cartografia, salita, come si è detto, in gran fiore nei Paesi Bassi, coi successori di Mercatore, Ondio e Blew, ed assorta poi a grande sviluppo anche in Francia, soprattutto per opera di Nicolas Sanson, vissuto tra il 1600 e il 1667, si inaugura un nuovo periodo, il periodo scientifico moderno, determinato dall'introduzione dei sistemi di rilievo geodetico-topografici e dallo studio di nuove proiezioni. Nel 1679 si inizia la Grande Carta di Francia sulla base delle determinazioni astronomiche e geodetiche di Picard, Dallaire e Cassini. Nel 1682 si pubblica il famoso Planisfero del Cassini e poco dopo Guglielmo Delisle, vissuto tra il 1674 e il 1726, rinnova la cartografia generale e speciale d'Europa e dei paesi europei. La sua opera è continuata in Francia da Bourguignon d'Anville, vissuto tra il 1697 e il 1782.